Una grande quantità di prodotti sfiziosi da gustare come pizze classiche, gourmet, focacce, torte, dolci vari, bilancio più che positivo per la nuova edizione della festa del raccolto andata in scena a Città di Castello e organizzata da Molini Fagioli, azienda di Maggiore piuttosto nota nel territorio umbro. Tante le persone che hanno fatto il possibile per prendere parte all'evento tenutosi tra Piazza Giacomo Matteotti e il Teatro degli Illuminati. Penso che sia molto importante coinvolgere anche le persone che poco sanno del nostro mestiere e della nostra grande passione nel voler coinvolgere il mondo agricolo per valorizzare l'intera filiera. Quindi far toccare con mano la popolazione, quello che facciamo, quello che vogliamo fare e quello che siamo è davvero molto molto importante e credo che ci possa essere davvero un ritorno molto importante. La festa del raccolto 2024 è stata caratterizzata da un talk dedicato soprattutto al tema delle filiere agroalimentari, un'importante occasione di confronto che ha permesso a tanti relatori, tra cui docenti universitari e agricoltori, di esprimere le proprie opinioni su aspetti abbastanza complessi. Diciamo che Città di Castello poi la sua vocazione sul settore agricolo è un'identità che le appartiene, quindi si è coniugato benissimo questa nuova iniziativa. Io voglio ringraziare ovviamente i promotori a partire dai Molini Fagioli e tutti i partner enogastronomici che hanno deciso di creare un sistema di filiera. Parlo sempre di sistema di filiera perché a volte si pensa a quella verticale, ovviamente dalla produzione alla trasformazione e vendita, invece in questo caso oltre a quello c'è un progetto di filiera orizzontale, cioè tante eccellenze dell'Umbria che si mettono insieme e cercano di dare un brand territoriale che qualifica la regione dell'Umbria, in questo caso qualifica anche la nostra realtà che ne diventa una vetrina.